tra i misteri del bosco, la terra custodisce un tesoro. Giuliano e il suo cane Lola ne conoscono il segreto. Il suo profumo è emozione e magia. Quando pensi a un tartufo, Giuliano Tartufi. È derby al comunale Martinelli, penultima gara prima di concludere il girone di andata. La sfida è tra Pietralunghese e Montone e si chiude sul risultato di 1-1, quindi le squadre si prendono un punto a testa. Gara interessante fino all'ultimo minuto, con molti episodi che sicuramente non hanno fatto annoiare il pubblico. Andiamo nei dettagli. Al 13° primo tentativo dei rossoblù locali, è Francioni che aggancia la sfera, si coordina e calcia in mezza rovesciata, ma è impreciso e la palla esce. Un minuto dopo ed ecco un'altra occasione sfumata della Pietralunghese. È protagonista Quadroni che in area si trova solo il portiere Tassi. L'attaccante locale la vuole piazzare nell'angolino basso, ma la mira è imprecisa e la palla esce di un nulla. Al 25° distrazione dei locali e il Montone ne approfitta con una serie di batti e ribatti. Ultimo tocco è di Mortaro che di testa manda la palla alta sopra la traversa. Al 33° occasionissima della Pietralunghese. Quadroni appoggia per Duranti, che in corsa si brucia gli avversari e si porta nell'area di Tassi. Fa partire un potente tiro, ma la palla sfila in maniera clamorosa fuori. Altra occasione che sfuma. Nella parte finale dei primi 45 minuti nessun'altra azione degna di nota. L'arbitro fa giocare per un minuto in più, poi squadre negli spogliatoi a riposare e decidere su come sbloccare questo derby. Con le riprese di Enrico Luchetti passiamo al secondo tempo. La Pietralunghese trova lo spazio giusto con un ottimo scambio nelle tre quarti. La palla arriva a Duranti che con rasoterra supera Tassi, si allunga e fa esplodere la curva dei locali. È l'ottavo del secondo tempo. Al 25° Casciar interviene in maniera fallosa in area e l'arbitro, senza indugio, assegna il calcio di rigore. Fodaroni sul dischetto non sbaglia, riportando in parità il risultato e siamo al 26° del secondo tempo. Nella parte finale la Pietralunghese non si accontenta e continua a creare azioni, ma gli ospiti si chiudono. Protagonista è anche la tensione. Infatti al 47° Mortaro viene espulso dalla panchina e l'arbitro ha un bel da fare per riportare ordine nella panchina del Montone. Nei minuti finali al 52° ancora un'occasione della Pietralunghese con De Sousa che calcia dal limite dell'area, ma colpisce il palo in pieno e la palla torna in campo. È l'ultima occasione dei locali. L'arbitro fischia la fine e mette un punto a questo bellissimo derby giocato a Pietralunga. Mister Pierotti, oggi questo derby qui a Pietralunga che si conclude con un pareggio, sicuramente una partita giocata a viso aperto e che dire, un risultato che lascia soddisfatti o un po' di rammarico? Al di là del rammarico, la soddisfazione, comunque faccio un plauso ai ragazzi perché hanno fatto una buona prestazione. Sapevamo che incontravamo una squadra in salute, e una squadra con dei valori, comunque ben disposta in campo, sarebbe stata una battaglia, lo sapevamo, abbiamo battagliato. Dobbiamo crescere ma molto, io glielo dico ai ragazzi, però vedo molta disponibilità, questo non mi posso lamentare, anzi sono contento del lavoro che stiamo facendo. Dobbiamo trovare la cosa più importante, l'equilibrio di squadra che in tanti frangenti perdiamo ed è la cosa più importante, non perderlo. Mister Missaia, questo derby giocato a viso aperto fino ai 5 minuti di recupero del secondo tempo, c'è rammarico oppure soddisfazione? No, io sono molto soddisfatto di questa partita perché la mia squadra ha dato grande cuore e grande testa, non siamo abituati a giocare su un campo grande così, obiettivamente la Pietralunghese è un'ottima squadra, allenata da un ottimo allenatore, quindi primo tempo supremazia loro, hanno avuto due o tre occasioni dove potevano farci male, secondo tempo molto più equilibrata, ho trovato gol loro, ho trovato gol noi, è stata combattuta, tante perdite di tempo, tanta esperienza, tante cose che nel calcio ci stanno. E episodi che hanno segnato. Esatto, fino all'ultimo quando hanno preso il palo loro da brividi e l'ultima giocata sbagliata nostra è 3 contro 1 che poteva segnare, quindi penso che il pareggio forse sia un po' stretto a loro ma non di tanto, quindi faccio veramente i miei complimenti alla squadra capendo che bisogna continuare così, soprattutto sabato perché bisogna chiudere in bellezza perché il nostro obiettivo è sempre quello di provare i playoff. Faccio i complimenti a Pietralunga, faccio i complimenti ai miei giocatori e andiamo avanti così.